Ritorna lo shopping chic su Arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Rieccoci qui per creare una cosina shabby chic insieme. Tanto tanto tempo fa, veramente tanto tempo fa, sembra una storia, ma sono passati quasi 2 anni. Da un rigattiere ho trovato una vecchia gabbietta in legno, graziosissima già di suo, è questa. L'ho comprata a soli 2 euro perché era lì tra la roba vecchia e da buttare, e invece a me venne subito un'idea da realizzare, ma poi il tempo è tiranno e non mi ha dato modo di realizzarla mai. Oggi mi sono impuntata e decisa. Oggi questa gabbietta ritroverà dignità e vita diventando un preziosissimo suppellettile shabby chic. Quindi spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a rendere una triste prigione in una gabbietta di libertà. Alla fiera dell'Est per 2 euro una gabbietta ombretta compro. Questa qui, la vedete in foto, guardatela. Quindi una gabbietta in legno che sarà la protagonista del nostro video. Ecco l'occorrente per far rinascere la nostra gabbietta. Questo è il particolare superiore. Allora, ci servono 2 colori acrilici, bianco e un grigio scuro o nero, quello che avete in casa. Delle forbici, un piattino, una pinza e del fil di ferro. Io non avendo il fil di ferro sto usando una gruccia da cui me lo ricaverò. Dei pennelli, dell'acqua e poi ho qui delle perline, una collana rotta e delle perle così di plastica che utilizzerò per il mio lavoro. E poi ci servirà della carta abrasiva o anche una semplice paglietta per lavare le stoviglie. Magari questa l'avete tutta in casa, oppure della carta abrasiva 180-220. Ci occorrerà inoltre un mini trapano elettrico tipo Dremel, l'attacca tutto. E poi della cera per il legno che io ho qua già nella colorazione noce, ma che se voi non avete colorata potrete colorare poi voi, vi spiegherò come. Basterà unire o un pochettino di acrilico o un po' di pigmento all'interno della cera naturale ed il gioco sarà fatto. Cominciamo subito. Come prima cosa, prima di tutto io do il fondo nero. Perché lo do come prima cosa? Magari voi direte, ma prima potresti fare le cose strutturali. Però siccome questa è una fase che mi impegna a lungo e poi devo aspettare che si asciughi completamente, io preferisco farla per prima e poi dedicarmi ai problemi strutturali in un secondo momento, che poi camufferò facilmente con un po' di acrilico. Allora, cominciamo subito a dare, mettendo sul piattino, vi faccio vedere il colore, un colore acrilico non molto diluito, quindi prendo abbondante colore e comincio piano piano a passarlo su tutto. Questo lavoro va fatto per ben 2 volte. Ultimato per sommi capi il grosso, mettiamola a riposare e ad asciugare e continuiamo a fare la stessa cosa su tutto il resto del corpo della gabbietta. Eccoci pronti a gabbietta asciutta per proseguire il nostro lavoro. Dobbiamo adesso ripristinare tutti gli alloggiamenti per le sbarre mancanti. Vedete, in molti punti della mia gabbietta ho sbarre mancanti e le voglio ripristinare però mettendo qualcosa di diverso dai semplici stecchini di legno che comunque avrei e sono dei semplici appunto stecchini che si usano per gli spiedi. Invece noi qui utilizzeremo, come vi ho fatto vedere, la nostra gruccia, il fil di ferro che andremo ad agghindare con delle perline per dare appunto un effetto più romantico e più shabby a tutta la composizione. Però c'è un problema: alcuni buchini sono liberi, altri buchini sono otturati dal legno preesistente e allora noi dobbiamo ricreare l'alloggiamento per la sbarra e lo faremo utilizzando un mini trapano elettrico. Allora vi faccio vedere come. Con una punta piccola, non troppo grande, lo azioniamo. Voilà.
e ci saremo creati il nuovo alloggiamento. Procediamo anche col prossimo e così con tutti gli alloggiamenti che ci servono. Ripristinati tutti gli alloggiamenti, prendiamo la nostra gruccia e prendiamo anche la misura di quanto devono essere lunghe le asticelle da conficcare all'interno del nostro, della nostra gabbietta. Vi faccio vedere come si taglia la gruccia con la pinza, con questa parte qua, vedete, quella dove c'è il buco. Prendiamo la nostra gruccia con il segnetto, schiacciate. Se voi non riuscite, chiedete a vostro marito di farlo. Marito! Eccomi! Ok, visto che è facile, procediamo. Quindi ricreiamoci tutti i pezzettini. Ok, però adesso basta scherzare. Prima ho fatto la donnina sprovveduta, però per tutte le persone che non hanno un valente marito a poterle aiutare, vi spiego come tagliare il fil di ferro in maniera semplice, pur essendo non forzutissimi come me. Basta mettere il ferro molto in dentro nella pinza, vedete, così, quasi a toccare il quello che si chiama in termini fulcro, in termini tecnici fulcro, e semplicemente schiacciare. E come vedete la cosa non è per nulla difficile. Adesso lo rifacciamo insieme perché dobbiamo crearci la parte curva, che possiamo fare tranquillamente noi da sole senza chiedere aiuto a nessuno. Come prima cosa dobbiamo incurvare l'asticella, e allora prendiamo con la pinza e pieghiamo in avanti. Vedete, si fa facile facile e veloce veloce. Quindi si innesta nella nostra gabbietta e si prende più o meno la misura di dove vogliamo arrivare. Mi curvo ancora un po' il tutto, quindi infilo quello che sta più sotto e poi quello di sopra, e voilà, il nostro secondo pezzo è bello sostituito. Continuo il mio lavoro e ci vediamo dopo. Allora cosa faccio? Siccome devo dare una seconda mano su tutto, prendo di nuovo il mio colore scuro e ripasso così su tutto, specialmente, anche se non volete farvi di nuovo tutte le asticelle, ma le cornici linee ripassatele due volte per forza di colore. Data la seconda mano di nero, sistemate tutte le striscette che dovranno sostituire i pezzi di legno con pezzi di metallo, ma non attaccateli ancora perché ancora dobbiamo mettere gli inserti di perlina, e questo lo faremo solo alla fine. Cominciamo a passare la prima mano di bianco su tutto. Ora qui dovete scegliere voi la tonalità di bianco che desiderate, se è un bianco ghiaccio o un bianco avorio. Io sto optando per un bianco bianco. Ok, e su tutto, anche sulle striscioline nuove, ripasso con il bianco, piano piano, con tanta pazienza e tanto amore. Dopo due passate di bianco la nostra gabbietta apparirà così. Ve la faccio vedere nella sua interezza. Eccola qua, vedete, tutta ripassata con l'acrilico in ogni sua parte, tinta pronta per essere sciabbata. Ricordiamoci che qui ci sono delle parti che sono in metallo e ora mi toccherà ritrovarle, perché come vedete sono praticamente identiche a quelle in legno. Vabbè, ma io so quali sono più o meno. Andiamo in questo momento a sciabbarla tutta quanta, e prendo la mia o paglietta o carta abrasiva e comincio a passare piano piano con la paglietta, che le darà anche un tono un po' più sporco, un po' più grigio, oppure direttamente con della carta abrasiva passo in un senso solo. Quindi io sto usando una carta molto grossa, una 50, in un senso solo, e graffio in un certo qual modo quello che avevo fatto precedentemente. Vedete? Piano piano, con delicatezza, senza andarci proprio a strappare via tutto, nei punti che vi piace di più tirare, nei punti che vi piace di più evidenziare con il nero di fondo, scrabbate la vostra gabbietta. Io alterno una 50 ad una 2,40, in modo da avere un graffio più netto, quello della 50, e invece un'usura più da consumato, diciamo così, che è quella della 2,40. Thank you.
adesso, prima di continuare, dobbiamo definire e dare certezza a tutte le griglie che abbiamo, a tutte le grate che abbiamo inserito noi. Quindi dobbiamo abbellirle, se vogliamo, questo è un passaggio del tutto facoltativo, è assolutamente a gusto, con le perline che vi avevo fatto preparare. E allora prendiamo le nostre simpatiche perline e prendiamo anche il nostro attaccatutto. Prendiamo le asticelle che abbiamo aggiunto noi, che sono 1, 2 e 3 nella fattispecie, e quindi estrapoliamole e inseriamo al loro interno la composizione di perline che vogliamo mettere. E quindi mettiamo un puntino di colla là dove vogliamo che sia fissata la nostra perlina, e queste che hanno il beccuccio grosso le poggiamo e le facciamo rimanere così attaccate dove vogliamo noi, visto? Così. E voilà, e guardate che carina la nostra fantasia qui sulla gabbietta, ve la avvicino. Molto molto carina questa composizione, continua anche sulla gabbietta. Allora, quindi sarà la gabbietta davanti senza nulla, senza nessuna perlina, perché ha questo bel decoro tutto così a ghirigori. Di lato sarà impreziosita da queste perline, dall'altra parte da queste un po' meno. Dietro invece metterò il cappellino della gabbietta, il tetto della gabbietta con le perline, quindi ogni lato avrà una particolarità. E adesso invece, piano piano, con una pezzetta, dopo aver messo le perline, sì, dopo, perché poi non avrebbe appiccicato più la colla, vado a passare un po' di cera. Con un pannetto, io qui per non sporcare altra roba addirittura, la passo con un tovagliolino di carta e macchio, vedete, alcuni punti, proprio così, mentre con un tovagliolino pulito, con un po' di tovagliolini puliti, mi stendo su tutto la mia bella cera, quindi qualche macchetta e poi e voilà, eccola tutta invecchiata. Adesso andiamo a fare questo lavoro su tutta la gabbietta. Metto nella gabbietta anche il suo bastoncino interno e adesso la decorerò, sperando di non sporcare, con uccellini. È naturalmente qualcosa che abbiamo fatto anche insieme, le nostre farfalline fatte con i fondi di sottotorta, ve le ricordate? Vi metto qui il link se volete andare a vedere come erano fatte le nostre farfalline. Ora agghindo tutta la mia gabbietta, che ormai è pronta, faccio delle belle foto in modo che voi possiate avere una visione integrale del lavoro che abbiamo fatto insieme, che in generale è questo. Voilà, comunque ve la vado a fotografare e noi ci rivediamo dopo, che ho ancora qualcosina da dirvi. Visto che è diventata bella la nostra gabbietta, mi piace così, piena di farfalle, di vita, gli uccellini, la porticina aperta sempre, perché la vita deve essere così, in gabbia ma con la possibilità di scappare, nel senso pregna di doveri, però sempre con quella finestra aperta che ci dà la possibilità di allontanarci se vogliamo, rimanere in un posto in maniera libera. Un po' come vorrei che voi rimaneste qui su Arte per Te. Nessuno vi costringe, ma voi ci volete stare con tutte le forze. E questo mi riempie di enorme gioia. Ne approfitto per ringraziarvi tutti. Ormai siamo tantissimi, siamo molto, molto più di 25.000. Grazie, grazie di cuore. Quando ho aperto il canale non avrei mai immaginato di avere tante persone dall'altra parte di questa videocamera a non farmi sentire più scema mentre parlo con un oggetto. Grazie a tutti, perché adesso mentre guardo l'obiettivo
immagino i vostri occhi, anche perché vi ho conosciuti, so chi siete, molti di voi li ho presenti proprio fisicamente, e anzi ci sarà motivo molto presto per rinverdire la conoscenza con molti di voi alla Fiera della Creatività di Bologna. Vi lascio qui il link del video dove vi spiego tutto, e molto presto tornerò con un video esplicativo dove vi dirò come incontrarci il 22 novembre alla Fiera della Creatività a Bologna. Io intanto aspetto i vostri commenti a questo video, voglio sapere se vi è piaciuto, se vi piace questo genere di video. Dopodiché vi aspetto tutti sulla mia pagina Facebook e su Instagram, dove pubblico sempre tantissime foto, e se il video vi è piaciuto regalatemi un pollice in su. Mi scoccia ripeterlo ogni video, però se può essere utile a far arrivare Arte per Te a tante più persone, per me è un dovere ricordarvelo. Grazie anche se volete esaudire questa mia preghiera, quindi grazie di cuore a tutti, grazie per seguirmi, grazie per il vostro affetto, grazie per essere così tanti, grazie, è tutto merito vostro, quindi Arte per Te ritorna presto con Ombretta al prossimo video, ciao a tutti!